Allora, 1, 2, 3, entriamo in campo dove abbiamo il nostro capo produttore assoluto. Che fumerà una sigaretta con noi. Colui che fuma le nostre sigarette e ci dà il cibo. E oggi, solo questa sera, esclusivamente ci dà anche da bere con i suoi free drink. Lui è Fabio Zancuoghi, noi siamo Lorenzo e Alberto, o il contrario. E andiamo a conoscere la vita di Fabio, colui che tiene in mano un faretto. Lei... cosa si prova a produrre un programma come Freedom TV? È un'esperienza da non consigliare. Alberto, aspetta, noi abbiamo saputo, e questo ve lo comunichiamo in anteprima, che Fabio, oltre ad avere un faretto sfigato, vuole produrre un nuovo format che si chiama Un produttore in famiglia. Allora Fabio, tu ci porterai all'interno della tua famiglia, ci farai conoscere la vita dietro le quinte di un produttore televisivo. È molto importante far sapere alle persone che non tutto è oro quel che luccica, e quindi anche la produzione, che è così bella, ha i suoi lati negativi, e la famiglia ha i suoi lati negativi e i suoi lati positivi, e bisogna far conciliare tutto. Sono felice di trovarmi qui. Fabio ha pagato il mio drink, che fra un po' potrò bere, mi ha detto, quindi faccio questa intervista. Lui è Lorenzo, è il nostro amico Calugnati, conduce con me tutto Freedom. Beh, da pago un attimo, come conduce questo? È bello, qua il posto è mio da conduttrice, belli? No, vabbè, adesso i piani si sono invertiti, hanno deciso che la produzione verterà soltanto su noi due, sui videomaker d'assalto. Giulia verrà oscurata dalla nostra meravigliosa e lungimirante presenza. Mi stavamo sbagliando, Lori. Fabio! Perché abbiamo 2 minuti che noi desideriamo si moltiplichino esponenzialmente. Per moltiplicare i nostri minuti dovete scriverci, dirci che siamo bellissimi, potete mentire. I vostri video, fate vedere che anche voi siete come noi, che con una telecamera in mano potete girare il mondo e condividere queste meravigliose esperienze. Ora c'è! Ma perché Fabio, il nostro produttore, si affida a noi? Ma è pazzo? Ma è pazzo? È pazzo! Con un piccolo test, l'etilometro, vogliamo vedere quanto hanno bevuto i nostri ragazzi questa sera, conoscendoli bene. Ho paura, ho paura, ho paura. Allora... sono qui con Max. Con Max, che adesso ci spiegherà come funziona. Allora, Lorenzo dovrà soffiare in maniera continuativa, un bel soffio vigoroso intenso nella cannuccia. Io a un certo punto gli dirò basta, stop, e l'etilometro analizzerà praticamente il soffio. Il suo tasso alcolico, allora vogliamo dire? Puoi farcela! Puoi farcela! Scusate, voglio dire solo una cosa, che Lorenzo è semplicemente friulano, ti ho detto tutto? Ok, vai! Allora, non è che essere friulani... Allora, vorrei spendere 2 parole a favore della mia regione. Ricordatevi che in Italia essere friulani non vuol dire essere degli alcolizzati, d'accordo? Io stasera lo proverò per voi. Pronto? Va bene! Ma ti dico, io sto in vigore nel sonno. Vai! Vai, che paura, paura, paura! Un botto. Vediamo. 24, 26, 23, 32. Ci siamo? Speriamo che non lo superiamo. Speriamo! Superato! Lori, ma che brutte figure che ci fai fare! Noi cosa diciamo? Siamo in un locale da ballo, quindi è chiaro che sono in discoteca, i ragazzi vengono, si divertono, pagano l'ingresso, vogliono anche bere magari un bel cocktail. Noi non diciamo non venire qua e beviti un succo di frutta, ma semplicemente aspetta magari un'oretta, rilassati, bevi un bicchiere d'acqua al bar che comunque ti viene sempre regalato, magari se sai di aver esagerato mangiati un bel panino e poi con calma vai a casa, sane salvo. Bravo Max, ovvero bere sempre, ma con moderazione, sì, chiara. Contesto, soprattutto, cioè, se volete divertirvi, venite sempre con un amico che guida, che non beve quella sera. Sì. Vero ragazzi? Vero, Lorenzo, è una vergogna che tu non abbia passato il test dell'etilometro. Io mi stupisco di te, perché io l'avrei passato tranquillamente, ma proprio... E allora proviamolo! Ma anche no, che questo ragazzo da lavorare... Sì, ci sto! Brava, vai, Albi! Ah, senti, che cosa hai bevuto? Non ci fa fare figurare.
faccia, per favore. Allora, ho bevuto una Coca-Cola e una gassosa. È un bugiardo falso. Il finale mi dice che è pronto. Ok, vai. Sofia. Dai! Eva! Come fanno in Friuli? E anche in Sardegna! Anche in Sardegna lo fanno, vero? Sì, in Sardegna nei giorni dispari, nei giorni pari soffiamo veramente. Dai, lo facciamo sul serio. È un buon esempio, no, di freedom, lo faccio anche io, se no. Finché il tasso alcolico non scenderà, io non metterò la chiave nella mia automobile, non sto scherzando perché è una cosa seria. Ma su questo mi fido di quello che dici, che ti conosco. Ma è una 600, non è che ci guadagni. Vai. Vai. Vai, 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 bam! Ok, vediamo, vediamo, dai. A quanto stiamo? 0,30, 35, 0,40, ci stiamo avvicinando allo 0,50, 1, 3, 5, 6, siamo 0,6, 0,61, Com'è? Anche per te un tasso alcolico, non al bar, ma come dire, per un po' di relax, un po' di sana. Cioè, mi stai dando una scusa per mangiarmi un panino gigantesco. Ma questo è meraviglioso. Adesso ragazzi, acqua per tutti. Oppure vi porto a casa io. Ringraziamo questo magnifico uomo che si chiama, come si chiama? Max. Max, come si chiama la tua organizzazione? Alla Milano. Se volete venirci a trovare e vedere dove siamo nelle prossime settimane, alainrete.org. Quindi adesso lasciamo la linea alle immagini di questo fantastico posto. Un saluto da Lorenzo. Alberto, sembra speciale notizia così. È il cane. Bow! Ciao amici di Freedom! Così si tiene il bicchiere. Questo, no, via, 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 via. Ladro.